Salve a tutti e bentornati in un nuovo video dell'Angolo del Mecha. Quest'oggi concluderemo i mezzi spaziali schierati dal Principato di Zion e di conseguenza chiuderemo anche tutta la parentesi che ha riguardato i mezzi comparsi durante la prima serie. Prima di cominciare, come al solito, vi invitiamo a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Andiamo quindi a cominciare con la più antica delle navi spaziali schierate dal Principato di Zion, ossia l'incrociatore di classe Chi-Wei. Questa nave era infatti nata come risposta nell'UC-0070 alla federazione che aveva costruito la classe Salamis e la classe Magellan. Infatti in origine il Chi-Wei doveva essere una nave con armamento tradizionale, solo successivamente verrà fornita di cannoni a megaparticelle per raggiungere gli standard fissati anche dalla federazione stessa. In seguito il Principato di Zion, vista la pesante corazzatura del Chi-Wei, unita comunque alla sua velocità e al suo potente armamento, decise di renderlo la corazzata della guerra di un anno. Non solo, spesso e volentieri il Chi-Wei divenne la nave ammiraglia di svariati convogli. L'armamento principale del Chi-Wei sono ovviamente i cannoni a megaparticelle, in questo caso a tre canne. Uno è posizionato sulla fronte della nave, mentre l'altro è sul retro. A ciò si uniscono i 18 cannoni di contraerea a doppia canna, posti 9 su una fiancata e 9 su quell'altra. Sempre sui fianchi sono disposti anche svariati lanciamissili, 6 su un lato e 6 su quell'altro. In particolare quindi il Chi-Wei rispetto anche alla Musai era più adatto al combattimento ravvicinato. Apparentemente quindi il Chi-Wei sembrava la nave più potente del Principato di Zion. Tuttavia ciò si scontrava con la strategia dei Mobile Suit, perché difatti il Chi-Wei non aveva lo spazio per trasportarli. In seguito sarebbero potuti essere aggiunti degli hangar, però di base il Chi-Wei era pensato come nave di scorta o nave ammiraglia, che doveva essere poi coadiuvato da altre navi adibite al trasporto Mobile Suit, come la Musai, la Papua, la Dolos e la Guasin. A questo proposito cominciamo quindi a parlare della nave da battaglia spaziale classe Guasin. Questa nave era unica nel suo genere, seconda per grandezze solo alla Dolos, era pensata per essere l'antagonista della Magellan federale. Questa nave è stata pensata nell'anno UC-0076, quindi quando il Principato si stava ancora preparando alla guerra contro la Federazione. Tuttavia i suoi elevati costi di gestione e di costruzione fecero sì che solo una manciata di queste navi furono effettivamente realizzate e furono distribuite, diciamo, tra i principali ammiragli dell'esercito. Ma nonostante questa nave sia equipaggiata con ben 3 cannoni a doppia canna a megaparticelle principali più altri 10 cannoni a megaparticelle a doppia canna secondari, in realtà la sua forza è un ampio hangar contenente ben 20 mobile suit in grado di poter essere dispiegati sul campo di battaglia. A differenza della Dolos, inoltre, la Guasin era molto più mobile, quindi poteva spostarsi e non fare solo da fortezza mobile. Sempre a differenza della Dolos, la Guasin è equipaggiata con alcuni cannoncini di contraerea a proiettili fisici, in grado quindi di disturbare l'attacco ravvicinato dei Mobile Suit, ma totalmente inutili nei combattimenti contro altre navi. Difatti, il progetto della Guasin surclassò quello della Magellan federale, in tutto e per tutto, sia come potenza di fuoco ma anche come Mobile Suit trasportabili. Tuttavia, proprio per i costi di cui parlavamo prima, la Guasin non furono quasi mai schierate al centro di un campo di battaglia, ma vi si muovevano intorno proprio per evitare il rischio di perderle. Difatti, la Guasin più famosa era la Great Dewin, ossia la nave ammiraglia direttamente controllata dal principe di Zion, ossia Dewin Sodo Zabi. Tuttavia, sebbene la Guasin fosse la nave più potente del Principato, sovrastando addirittura anche la White Base della Federazione, c'era una cosa che non poteva fare, ossia scendere sulla Terra. Per questo motivo, durante la guerra, fu sviluppata una nuova tipologia di nave che potesse fare da collegamento tra Side 3 e i possedimenti di Zion conquistati sulla Terra. Mi sto riferendo all'incrociatore di classe Zanzibar. Lo Zanzibar di base era pensato per poter atterrare, muoversi sulla Terra e scappare da essa. Quindi aveva dei motori sufficientemente potenti per sollevarsi in volo e scappare dalla trazione gravitazionale, ma aveva anche il Minovsky Craft System che abbiamo già visto nei video precedenti riferito alla White Base e al Mobile Armor Azam. In poche parole, anche lo Zanzibar era in grado di liberarsi nell'atmosfera terrestre galleggiando sull'high field delle particelle Minovsky. Tornando sull'armamento, lo Zanzibar è equipaggiato con un cannone a megaparticella a canna doppia principale posto sulla fronte della nave.
mentre poi sono posizionati due per lato altri 4 cannoni a megaparticelle a canna singola questa volta, con la doppia caratteristica di essere retrattili ma di essere anche solo in grado di sparare davanti o comunque poco di lato. Questo costringeva sostanzialmente lo Zanzibar a dover affrontare di faccia il nemico se voleva utilizzare questi cannoni a megaparticelle. Anche questa nave, per difendersi nel combattimento ravvicinato dagli altri mobile suit, era equipaggiata con 5 torrette a canna doppia di cannoni mitragliatori, ma la nuova arma a disposizione di questa nuova tipologia di nave di Zion era il missile di tipo J. Di questi lo Zanzibar ne possedeva 2 e potevano addirittura distruggere con un solo colpo un'intera corazzata della Federazione. Lo Zanzibar è una nave sviluppata tardi dal Principato durante il corso della guerra, quindi ne sono state costruite poche. Però sappiamo, oltre a quella più famosa, comandata ancora una volta da Charles Knabel, ve ne è almeno un'altra che ha portato i 3 Dom della Triade Nera sulla Terra, prima della battaglia di Odessa, ma poi ha anche evacuato Makuve una volta conclusasi l'operazione Odessa. Con questo il video termina, ma non solo, termina anche questa miniserie che abbiamo fatto sui mezzi utilizzati nella prima guerra da ambo le fazioni. Noi ci rivedremo la settimana prossima cominciando ad analizzare i mobile suit comparsi nella seconda serie di Gundam, ossia lo Zeta Gundam. Un saluto e alla prossima!